consecutivo, mi sembra che oggi insomma tutto bene, no? Possiamo dire. Sì, il risultato parla chiaro. Chiaramente non c'è mai la partita perfetta, perché comunque nel secondo tempo abbiamo concesso, anche perché eravamo un po' stanchi, alcune palle gol a loro. Primo tempo direi molto buono, con l'intensità giusta, con un ritmo, abbiamo recuperato tante palle e soprattutto abbiamo fatto benissimo l'uscita di pressione, dove loro hanno sofferto tantissimo, abbiamo creato tanti presupposti per far gol. Quanto ci voleva un successo così, soprattutto convincente, dopo la bella partita con la Lazio, anche vista dei prossimi? No, ci voleva tanto, soprattutto perché quella con la Lazio non era stata una bella partita. Anche se l'avevamo vinta, però credo che poi siamo una squadra consapevole che quando non giochiamo bene ci prendiamo le responsabilità, no? Perché io credo che poi la partita si vincono perché si gioca bene. Con la Lazio abbiamo avuto la bravura, abbiamo avuto soprattutto mentale di crederci fino alla fine, però non abbiamo fatto una buona partita, lo sapevamo e abbiamo lavorato tutta la settimana per non far ripetere questo. Chiaramente oggi l'approccio è stato totalmente diverso e poi quando approcciamo bene la partita così la squadra gioca bene, lo ha dimostrato con l'Asti, lo ha dimostrato con l'Acquestapone, con grandi squadre, quindi andiamo avanti, dobbiamo migliorare. In questo momento la classifica sicuramente ci sorride anche un po' di più e quindi adesso abbiamo la sosta che forse capita bene perché abbiamo da recuperare sia Bacoli sia Terenzi e comunque ci sono giocatori che stanno tirando veramente, come si suol dire, la carretta da agosto. Quindi chiedo l'ultima, è giusto parlare del collettivo, però oggi è giusto anche parlare di un singolo, non è perché qui però Rivo ha avuto un grande impatto sul match, secondo gol, poi la grande ripartenza per il terzo, è un fattore positivo il fatto che questi ragazzi si stanno uscendo. Sì, no, ma è giusto perché lui oggi se l'è meritato veramente, perché sai, non è facile entrare in una partita così importante con quella pressione e noi chiediamo a loro grande responsabilità, no? Perché non è che abbiamo 8-9 stranieri e quindi ci possiamo permettere di far giocare qualche minuto gli italiani. Gli italiani fanno parte integrante di questa cosa. Noi ci abbiamo creduto dal primo minuto, chiaramente ci saranno i periodi dove loro avranno più disponibilità e quindi hanno più minutaggio, come dei periodi in cui ne hanno meno. Però se loro si fanno trovare i ponti, e poi le risposte che io voglio sono queste. Quindi nel momento in cui lui si guadagna questo, così come l'ho fatto oggi, perché alla fine è vero quello che tu dici, perché in quel 2 minuti e mezzo lui ha spaccato praticamente la partita, perché ha fatto il secondo gol, ha fatto fare il terzo gol e sono molto contento per lui perché è un ragazzo che lavora tantissimo e soprattutto un ragazzo d'oro. Domanda d'obbligo per te Enrico, gran gol, un gol importante perché il risultato era ancora in bilico davanti a un grande pubblico, quanto la soddisfazione? Sì, sono un po' emozionato, quindi no, sì, il gol è stato importante per me, soprattutto davanti al pubblico. È partito da una cavolata perché faccio una solata entrando, diciamo, quasi davanti l'aria, rischio di perdere il pallone. Poi mi sono un po' ripreso, un po' per fortuna, un po' la bravura di Arnaldo che mi ha messo quella palla e è andata così. Forse... A livello di crescita e di fiducia per te quanto è importante questa prestazione? Parecchio importante perché adesso insomma guadagni fiducia anche per le prossime partite. Esatto. Per il mister l'ultima, su che cosa oggi è andato quasi tutto bene, su cosa lavorare in vista delle prossime partite? No, dobbiamo lavorare su tanti aspetti, non è che abbiamo una cosa o un aspetto, una strategia da lavorare più o meno. Stiamo cercando di lavorare su tutti gli aspetti. È chiaro che partita dopo partita i problemi che vengono fuori li andiamo a analizzare. In questa partita sicuramente abbiamo fatto benissimo l'uscita di pressione, anche nel secondo tempo eravamo un po' più stanchi, però diciamo che oggi più o meno è andato bene tutto, cioè non ci sono strategie o situazioni di gioco dove non è andata bene, quindi cerchiamo di lavorare su tutto. Penso che si è vista anche il miglioramento sul portiere di movimento, perché è vero che loro hanno giocato comunque 15 minuti quasi col portiere di movimento, però noi veramente abbiamo avuto tante situazioni dove poter calciare meglio, dove poter fare l'ultimo passaggio invece di calciare, quindi siamo stati anche attenti, perché purtroppo per noi quando siamo contati in rosa è difficile proporre quelle situazioni che poi in partita vengono fuori, come la difesa del portiere di movimento. Però ci stiamo lavorando e così come su tanti altri aspetti dobbiamo crescere, no? Anche oggi abbiamo difeso benissimo le palle ferme, che sicuramente avevamo un pochino difettato nelle altre partite prendendo qualche gol, quindi si migliora cercando di progredire sotto tutti gli aspetti. L'ultimo per Enrico, come festeggerai poi stasera?
Pasticcini, ma è una esatto, pasticcini.